Italia, ne hanno in vista quattro: quello di Fossoli in provincia di Modena, quello di Borgo San Dalmazzo in provincia di Cuneo, quello di Trieste all'interno della Riviera di San Sabba. Poi, quando viene chiuso nella primavera estate del 44, quello di Fossoli, viene aperto il campo di concentramento di Bolzano. Abbiamo fatto una linea del tempo, sì o sì, ma abbiamo fatto anche una linea dello spazio, perché siamo partiti da dove? Dalla Germania, in che anno? Nel 33, un piccolo passo, siamo andati in Austria, in che anno? Nel 38, un altro piccolo passo, in Polonia, e siamo nel 40, un altro piccolo passo, ed è il 41, e siamo dove? In Francia, perfetto. Nel 43 dove siamo? E il sistema dei lager nazisti dal 33 al maggio del 45 dura quanti anni? No, 12 anni, 12 anni. È chiaro? Sì o sì? Fino a qui. Sì, adesso attenzione, perché cambiamo foglio e sempre con la nostra linea del tempo e dello spazio, ne faremo un'altra, andremo a ricostruire il percorso di deportazione del GIVA. Ci siamo? Vedendo quelle che sono le fasi del sistema delle deportazioni. Il primo punto del sistema delle deportazioni è l'arresto. Però abbiamo detto prima, un discorso sono i lager, un discorso è la popolazione concentrazionaria. Chi mettere dentro nei lager? Chi finiva deportato? Anche i? Non ho capito niente. Quelli diversi, anche chi finiva nei lager? Aggiusta il i politici, aggiusta il tiro, anche. Allora, vedete che ci sono molte categorie di persone considerate nemici. È chiaro? E uno di questi è anche il GIVA. No, GIVA è il nemico, no? Il nemico. Era un nemico del nazifascismo. Una tappa è l'arresto. GIVA, quando ti hanno arrestato? 4 luglio del 1944. Dove? A Milano. Perché ti hanno arrestato? Perché non siamo presentati alla Repubblica Sociale Italiana. RSI la troverete scritta, no? Poi i vostri docenti, con i vostri docenti andrete ad approfondire certi termini, no? Quanti anni avete, Giba? 19. Ma tu lavoravi? Lavoravo perché i tedeschi, perché a Greco hanno chiamato, prendevano tutti i renitenti, tutti i visitori, basta che lavoravano, li prendevano a Greco e davano il lascia passare. Avete sentito due termini, renitente e disertore, che vuol dire? E quindi non lo sappiamo, lo andiamo a scrivere. Vi ricordate nel nostro foglio che abbiamo chiamato glossario, bravissimo, remittente disertore. Lui dice greco è una cittadina, prima era una propagine di Milano e quindi si trova a Milano, a nord di Milano, e lì c'era un deposito delle ferrovie dello Stato e lui va lì a lavorare in questo deposito delle ferrovie. Però quando viene arrestato GIVA, lui non era in quei giorni lì, non era in officina, in fabbrica a lavorare, no? No. Dov'è che era GIVA? In ferrovia, ero all'annonario. All'annonario, al hotel. All'annonario per prendere il pezzo di tutti i lì. Ma chi è che è venuto da arrestare? I germanici o gli italiani? Gli italiani fascisti, più o meno della mia età, 4 anni di più, presentato da mia mamma, ha detto dov'è, dove si trova Venanza, dobbiamo scappare, lo
pare se si prendono si cucinano, e mia mamma ci ha creduto e mi ha portato i fascisti. Quindi gli italiani sono venuti a prenderti. Dopo l'arresto, un'altra tappa del sistema delle deportazioni è la carcerazione, il carcere. Ti hanno portato in carcere? Sì, direttamente a San Vittore. San Vittore, voi sapete, è il carcere di Milano, è il carcere dove entravano tutti quelli che avevano trasgredito la legge. Ci siamo? Qui siamo in che anno però? Nel 44 e l'Italia è già occupata dai germanici e molti istituti di pena, tipo San Vittore, alcuni settori di San Vittore sono amministrati, sono gestiti. Chi comanda in quei due settori lì, il quinto e il sesto raggio, sono i germanici. E c'era anche un amico del Giva. E andare in giro con un cagliato, no? Caporal Mazzoli. Franz! Armadio alto 2 metri, con sbranato quindi. E poi il comandante di tutti i fascisti di San Vittore era Manfredini, che comandava tutti i ragazzi. Che raggio ti hanno portato? Subito al quinto raggio, primo piano, 062 e si vede. In cella, eri da solo o con altri? Quanti giorni sei stato in cella? In 22 giorni. In segregazione. Sapete cosa significa segregazione? E quindi, Giuseppe, e quindi, questo film? Ci sono i termini dove andiamo a mettere. Ecco, lo sanno, no? È chiaro? In segregazione 22 giorni, da solo. Lui era nella cella 62, nella cella 64 c'era. Nella cella 64 c'era Eugenio Esposito. Andrea Esposito, che muore insieme a 15 marche di Piazzale Loreto. Con la giornata di lì, con la mattinata di all'alba, sento che appenarsi della cella avanti la mia che era 64, che aprirono la cella, Franz, Martellini e tutta la compagnia, e tirò fuori Andrea e gli dicono dove, e lui chiede dove mi portate, vai a Bergamo in campo di concentramento, e si è andato a spezzare Loreto con altro 15 marche e gli erano fascinati. Questo è il 10 agosto del 44, perché qualche giorno prima, in una via vicino a Milano, Piazzale Loreto, è successo un fatto d'armi, un'azione del movimento resistenziale. Allora, come rappresaglia, dovevano prenderne 25 dal carcere di San Vittore, poi è intervenuto il cardinale di Milano, no? E sono arrivati a 15. Tra questi 15 c'era anche il papà di Eugenio, Andrea Esposito, che era nella cella 64. Lui era nella cella 62 e di fronte c'era il figlio di Andrea Esposito, Eugenio Esposito. La mamma del Giva, quel 10 agosto del 44, si trovava in un negozio. Sì, fare qualche cosa, fare commissione, qualche spesa. E la borsa in corso, per Milano in corso. Tutta Milano sapevano che hanno preso 15 marche, 15 da San Vittore erano portati a Pietro Serra e erano così l'altro. Mia mamma conosceva tutti i San Vittore, sapeva che era San Vittore, lasciando fuori tutto, per accompagnare un'altra donna. È andato a farsi il comandante della morte e dice, fammi lasciare vedere se c'è mio figlio. E lei mi ha detto dopo questo. Ma, signora, se vede suo figlio niente scene, eh? Cioè non pianga, non si metta a urlare. Sì, loro li ha guardati quasi tutti, uno era un po' girato, ma come questo qui si è un vestito come nome, lui l'ingegnere, o coloro. Spagnolo. E via, dopo lei è stata male, sicuro, ma non può finire lì più a farlo. A fargli bere qualcosa. I tre fascisti, i tre ferrovieri che erano dentro con me,
segregazione. Qui siamo il 15 di luglio del 44. Prendono poi, io vengo a sapere il giorno dopo, prendono tre ferrovieri, li mettono su un camion, li portano ancora a Greco, fermano tutta la maestranza e poi lì in faccia a tutti per far vedere che ci sono stati atti di sabotaggio, per far vedere che non si scherzava, vengono fucilati. Infatti se vai a Greco che c'è prima dei tre fucilati, poi sei li hanno in Germania e due sono in sopravvissuti. Queste due ci sei anche te. E quello lì vengo a sapere il giorno dopo che hanno in quest'aula è stato assegnato a come si chiama? Che mi detto del pezzo nome. No, è proprio Magenis. Sente? Era che si costruiva da porta raggio. Allora non voglio sapere parte di restare. Il giorno dopo è un po' goiare, dopo l'ora. Mi dà un bigliettino del goiare e dopo averlo letto quel bigliettino lì diceva che i tre ferrovieri presi sono portati a Greco e fucilati. Io lo so portato il giorno dopo. Fa 22 giorni di cella di isolamento in segregazione, però nell'arco di questi due giorni, una bella mattina, la cella si apre, viene chiamato e ti portano dove, Giba? Interrogazione. Allora quando si viene l'interrogatorio da fare era una cosa un po' penosa, perché si vedeva o si sentiva a dire che quando tornavano indietro non camminavano più, li portavano. Loro sono andato anch'io. L'ultima cella del corridoio del quinto raggio, prima di arrivare al centro, dove c'è un uomo domino, lì un centro lì, proprio l'ultima cella era adibito a un ufficino, un ufficio, un tavolino, due tavolini. Un tavolino alla mia sinistra, quando sono entrato, c'era un tedesco vestito in khaki, che era il mese di luglio, che batteva macchina. Dall'altra parte c'era un signore che poteva una macchina da scrivere, leggeva, scrivere. Ci sono gli sottotenti, uno si legge, l'altro scrive, l'altro batte la macchina, l'altro legge, scrive, nessuno parla, tempo passa. E dopo un po' che passa tempo, dopo un quarto d'ora, 20 minuti, non so, io non capivo più niente. Si alza il signore tutto elegante, che era il dottor Ugo, si alza il signore tutto elegante con le pacchette di sigarette, del serraglio, fumi, io di no ragazzi, fumi, mette le pacchette sotto il naso, prende la sigaretta, prende la sigaretta, fuma la sigaretta, due tre boccate, tiro la sigaretta, poi mi si parla ancora davanti, mi fa tirare, mi tira una tremenda sventola, mi fa volare la sigaretta, mi fa volare tutto, mi dice prendi la sigaretta e vai avanti a fumare, io dovevo stare al suo gioco. Cos'è che voleva sapere da te? Voleva sapere i nomi che realmente io non sapevo, perché tutti i nomi erano nella resistenza, portavano tutti un nome al fasullo, un nome non suo. Tutti si chiamavano, no? Marco poteva essere Giuseppe, si chiamavano tutti per così, e volevano sapere. Poi la mia colpa peggiore mi continuava a dirmi perché non sei ritornato, perché dall'8 settembre a luglio e agosto del 43 si era passati diversi mesi, perché non sei ritornato militare? E io gli dicevo, sono andato a militare, lo sappiamo che sei andato a militare, perché non sei ritornato? Non so, io sono andato, quando mi ha chiamato sono andato a militare, ero 63 fanteria, questo lo sappiamo, perché non sei ritornato? Io non potevo dire, non sono ritornato perché
non volevo ritornare con la Repubblica Sociale Italiana. E comunque mi è andata bene, mi dice firma, mi ha fatto firmare non so quante foglie, ti bucavo anche le foglie. E mi fa, ti manderemo in Germania a lavorare, sarei bene, manderei a casa subito la mamma. E infatti una bella mattina, anzi una sera, no? Mi fanno l'appello. La sera lì è il 5 di settembre. Quella notte lì si dorme, si mettono tutti nel quel camerone lungo, quel corridoio lungo, e si mettono tutti in quel camerone lì, e lì c'è tanta gente. E lì vediamo tutti, anche le altre persone, vediamo gente mai vista, gente di un certo rango, vediamo che ci sono generali, come il generale Barbò, il generale Melini, adesso non ricordo gli altri, colonel Rossi, c'era il padre Gian Antonio, c'era un religioso, però la maggior parte eravamo tutti ragazzi di 19, 20 anni, 21, 22, insomma, gente per il militare. E lì ci contano e ricontano non so per quante volte. Il primo della fonte era padre Gian Antonio Agosti, e lui si chiamava Agosti come parentela, allora era padre Gian Antonio, e ci spostano un'altra parte, finché la mattina era tutto pronto. C'era dei pullman della centrale municipale di Milano, tranviaria, diversi pullman, camionette davanti e dietro, uno davanti e uno di dietro dalle SS con sui mitraglie. E i fascisti di San Vittore sono venuti su con noi. Le guardie. E siamo portati su, noi seduti, ogni due o tre c'era seduto con un fascista, per non vedere niente. La camionetta della SS davanti, a dire, lasciamo Milano, Milano Bergamo, Brescia, Verona, tutta la Gardesana, e alla sera tardi arriviamo a Bolzano. A Bolzano perché? Perché lì, vi ricordate, Bolzano era uno dei quattro lager amministrati dai germanici in Italia. Era uno dei quattro, gli altri tre quali erano? Non ho capito niente, fermo me. Vai. San Saba, prego. E si chiama Borgo San Dalmazzo. Trieste, San Saba, l'ha detto. E poi ne manca uno ancora. Fossoli, certo, no? E quindi arriva a Bolzano. Cosa ti ricordi del campo di Bolzano? Il campo di Bolzano mi ricordo che il campo di Bolzano si cominciava a rimpiangere San Vittore, magari che si chiamava. E San Vittore si era a Milano, lì ormai parlavano già tedesco e cose d'altro, e ieri capivi che non parlava male. Poi a Bolzano, a San Vittore si mangiava poco, davano una minestra una mattina, una fetta di pane, una brocca d'acqua, era tutto la tua sussistenza. A Bolzano idem, però a Bolzano c'erano le mele, dico come avevo le mele e le pere. Le mele e le pere le aveva il padre Gian Antonio, perché lui mi vedeva un frate e loro tutti gli erano un po' coccolati. Allora aveva una sporta sempre piena di mele e di pere, e lui capitava che dormiva proprio in un ambiente tra io e Eugenio, e sotto c'era il padre San Antonio. E una sera lui metteva la borsa sullo stomaco e dormiva così. E io e Eugenio si dorme, guarda che dorme. Poi mi diceva lo sale, perché allora dentro la mano, sento la mano che mi ferma, e lo faceva. Sei svegliato. Sì, l'altro non era una pera per uno, ma qualche cosa di simile. E ben lì anche a Bolzano noi conosciamo tanta gente, conosco Teresa Olivelli, perché porta una coccarda come Fuggiasco da Fossoli, che doveva essere fucilato, quasi tutta la personalità nobile era quasi a blocco A,
tu invece era tuo apodito e c'erano tutti i ragazzi. Ti ricordi il tuo numero di matricola di Bozzato? 2111. Allora, il sistema delle deportazioni è che, come succede con la scuola, però a scuola non ti chiamano per numero ogni prof quando entra per fare l'appello, no? Nel campo invece minimo due o tre volte al giorno veniva fatta la chiama, la punta, e non chiamavano per nome e cognome, ma chiamavano per numero. Il suo numero di Bozzano è 3111. Allora, siamo sempre in che anno, né? 44, però abbiamo passato un po' di posti, no? Da Milano adesso ci troviamo a Bolzano, quindi la nostra linea del tempo e la nostra linea dello spazio che riguarda il percorso del GIVA comincia piano piano a costruirsi. Siamo? Lì a Bolzano GIVA però tu non rimani molto tempo. No, rimango fino al 5 di settembre. Al 5 di settembre del 44, con la notte lì non si dorme, anche lì perquisizione, perché volevano vedere se avevamo dei pezzi, taglienti, non taglienti, una cosa e l'altra. E anche lì si contano e si ricontano, perché insieme a noi c'erano quelli di Fossoli, adesso, e lì fanno un bel treno lungo, si portano la mattina del 5 di settembre a Valta, si portano fuori. Questa tasca, c'è una cosa per te, sotto. Si portano fuori e si portano lo scalo. La scala c'è un treno lungo che con dei cari bestiali ci pigiano dentro lì, ci mettono dentro lì quei cari lì, 50-60 per vagone, sente la porta scorrevole, sapete lascia di fuori che si è chiuso, un finestrino da una parte, un finestrino dall'altra, si è lì appiccicato uno contro l'altro, gli altri bisognerebbe parlare dei giorni per gli altri. Cari bestiani, ci sono ancora in giro, quelli tutti chiusi delle ferrovie, con quelle porte che scorrono, con i finestrini in alto, con il reticolato. Prendete, guardate lo spazio di un carro bestiame, prendete 50-60 persone e le caricate dentro. Avevate da mangiare, Giva? Alcuni sì. No. Alcuni avevano, io non avevo niente, zero, niente. Allora voi mettete 50-60 persone in un carro bestiame, questo nel sistema del concentrazionario si chiama trasporto per i lager d'Oltralpe. Pensate, ignota destinazione, non so dove vi portano, siamo tutti pigiati dentro lì. E Giva quanti anni aveva? 19. Ma come diceva, c'erano anche persone anziane. Anziane, persone di una certa età, persone che stavano fermate. Ogni mattina, a ciascuno di noi, una delle prime cose che fa quando si alza è quella di andare in bagno. Ma lì sul trasporto non c'è mica il bagno, eh? E quindi Giva? Come si fa? Qualcuno ha preso in mano la redine del carro, dove c'è la porta scorrevole, lì bisogna farlo aprire, qualcuno se non è capace di tenerlo, fare comincia l'umiliazione, comincia il pudore che non esiste più, comincia tante cose, perché non c'è una tenda che ti divide, non c'è niente. E poi subentrano altre cose, che eravamo già stretti prima, gente anziana che non poteva stare in piedi, doveva essere sdraiato, almeno appoggiata alla parete del carro. Adesso subentra che quella zona lì, di tutta quella zona lì, si allontanano tutti da quella zona lì. Quindi lo spazio si riduce sempre di più, perché è facile dire nell'angolino del carro, non lui, in un angolino del carro là lo usiamo per fare i nostri servizi. Sì, però là poi non ci vuole andare più nessuno e lo spazio si riduce. Se lui è stanco e si deve sdraiare, tu sei stanco e si deve sdraiare,
e lo spazio si riduce ancora, attenzione, capito? Non c'è bisogno di dare botte contro botte eccetera per annullare la persona, basta ridurre anche lo spazio vitale. Ci siamo? È chiaro? Nei Trasco lui era un maschietto, ma dall'Italia, pensate, finora accertati sono partiti più di 200 treni, 200 trasporti, non di un vagone, di più vagoni, e su molti, molti di questi trasporti erano dedicate alle donne. Le donne nelle stesse condizioni. Allora, questi termini, promiscuità, cosa vuol dire promiscuità? Poi lui ha usato un altro termine, che allora imperava, pudore. Se vi capita con i vostri docenti di andare a prendere, di guardarvi un libro fotografico di moda, degli anni 40 poco più, e guardate chi poteva permetterselo allora, Giba, il viaggio più lungo, lui è un milanese, grande città, aveva 19 anni, il viaggio più lungo che tu hai fatto qual era? In Milano, Como, Varese, Varese, Bergamo, bicicletta. Ciumbia. Allora, in quegli anni lì, nel 44, chi poteva permettersi di andare al lago, sul fiume, al mare, vabbè, per farsi il bagno, se vi capita, guardate con i vostri docenti, come vi dicevo, un libro fotografico di moda di quegli anni lì. Il costume da bagno partiva da qui e arrivava qui. Il corpo era qualcosa da tenere nascosto, da non esibire, da non mostrare. Provate a immaginarvi cosa vuol dire fare i propri bisogni davanti ad altre 48, 49, 50, 60 persone che non si conoscono. È mica uno scherzo, Giba. Il tuo viaggio quanto è durato? Il mio viaggio è stato fortunato, è durato 2 giorni e 2 notti. 2 giorni e 2 notti. Ma chi... Vi siete mai fermati? Ma, sì, fermati su binari morti, ci lasciavo abbandonati. Li hanno mai fatto scendere? Mai, non ho mai aperto i vagoni. 2 giorni e 2 notti. Alla fine di questo viaggio il treno inizia a rallentare e loro dentro nel carro percepiscono già delle grida della tratti di cani fuori, no? Sì, perché sì, l'ultima stazione era Norimberga, poi ha girato a destra, diamo a est, e viaggiato ancora per diverse ore, e quindi andava l'aria, poi ci abbandonava. La mattina siamo sempre con la notteria, la mattina è arrivato un rallenta una piccola stazioncina, sentiamo già i cani abbaiare, dei grilli, menci, il tedesco, lì, finché si ferma il treno e dobbiamo capire, dobbiamo scendere velocemente. Il treno si ferma, ma loro non sanno dove sono, lo capiscono dopo. C'è un cartello lì, un'istituzione Flossenburg. Prendiamo la mappa della Germania, questo è Monaco di Baviera, ci spostiamo verso nord, di tanto così sulla carta, che sono circa 200 chilometri, arriviamo nella cittadina di Norimberga. Arrivando da sud, la prima strada a destra, ci spostiamo di tanto così, che sono altri 200 chilometri, e arriviamo vicino al confine con la Repubblica Ceca. Lì c'è un piccolo paesino che si chiama Flossenburg. Sulla carta troverete Flo, perché il nome è lungo, paesino è piccolo. Flossenburg. Quindi il percorso, Giuseppe, dove sei? Il percorso del Giba è, siamo partiti da Milano, poi Bolzano, poi Baviera, in Germania,
e siamo arrivati a Flossenbürg. Siamo arrivati a Flossenbürg. Tenete presente che il paesino si sviluppa sulla crinale di questa collinetta, la stazione giù, una stazione ancora adesso a un binario solo, vengono gentilmente fatti scendere, molto gentilmente. Gentilmente si capiva che e lì ci contano ancora su questo spazio che c'è, e poi ci camminiamo verso questa salita per andare su al campo. E nel frattempo incrociamo degli esseri vestiti da galeotte che vengono in giro e in giù, noi andiamo in su, e senza degnarsi di girarsi la faccia, davano per i suoi affari. E io dicevo, quelli lì sono i lavori forzati, tutte quelle fantasie lì. Cercavamo di non accettare. Invece quando siamo arrivati in cima, che era ancora leggermente a destra, vediamo un macroponte, un ufficio, l'edificio che era la comandantura, ci fanno entrare dalla parte destra, c'è un ballatoio che ci incontrano ancora perché marciavamo per 5, 10, 15 via, ci mettono dietro lì e lì aspettiamo la bolla di qualche cosa. Dopo un po' viene fuori qualcuno che dice che si chiama Dolmetsche, che è Teresio Livelli, e dice che saremo chiamati per nome per l'ultima volta e poi ci sarà dato un numero di matricola e basta, il nostro nome sarà la matricola che abbiamo lì. Quindi alla chiama voi dovevate rispondere? E alla chiama dovevamo rispondere io, qui. Tenete presente, Giba ha 19 anni, è un milanese, ma a quel tempo con i suoi genitori, i suoi amici, in casa, eccetera, parlava in italiano. No, parlava in milanese, mio padre parlava in italiano. Giulia. E quindi si trova da tutt'altra parte e sente questi richiami, questa lingua, in questo caso il tedesco, che voi tutti capivate. Sì. Stiamo entrando nell'area di Flossenbürg e Silvia ci ha dato la sua immagine, la pianta sviluppa su quote diverse, su piani diversi, no? Stiamo entrando nel campo in un lager nazista che è quello di Flossenbürg. Ci siamo? Su, lì vicino. Tutti, bimbe, bimbi, donne, uomini, belli, brutti, grassi, magri, ricchi, poveri, religiosi, non religiosi, tutti arrivando in un lager nazista devono sottoporsi a delle procedure di ingresso, che sono queste. Prego, Giba. Eh sì, che dopo quella fuori lì che ci hanno puntati, e noi allora ci hanno dato il numero, no, subito ci hanno chiamati con il nostro numero e abbiamo risposto io. Poi ci portano al Vacheron. Sono i bagni. Al Vacheron, che è un ambiente quasi signorile, con due scale che scendevano, un grande locale con un pidocchio ingrandito. Una fotografia di un pidocchio. Una fotografia proprio con un pidocchio ingrandito con scritto in tutte le lingue del mondo e fuori dell'italiano. Difenditi di questo parassita che sarà la tua morte. E lì, no, prima ci portano sotto una tendopoli. Sotto una tendopoli dobbiamo spogliarci tutto, consegnare tutto. Nel portafoglio è capitato che qualcuno aveva una piccola fotografia così, piccola, in bianco e nero, naturalmente. Una fotografia dove c'era la mamma, il babbo, la nonna, lo zio, la moglie, il marito, il figlio, la figlia, il cugino, il fratello. Posso tenerla? Niente, venì pestato a sangue. Questo braccialetto qui non ha nessun valore economico, perché il materiale è alluminio, vale nulla economicamente. Però affettivamente per me ha un
zio, del babbo, della zia, della fidanzata, della moglie, del marito. Posso tenerlo? No, niente, niente. Tutto, tutto. Lasciare tutto. Giuseppe, tutto, Non si può tenere nulla. È chiaro? Poi entriamo con l'ambiente dove c'è il Pidocchio. Lì è sessionato con l'ambiente lì, prima di levare le docce. Allora era diverso di adesso. È sessionato prima, dopo andiamo sotto i friseur. Sono i parrucchieri. I friseur, che lì anche lì l'umiliazione comincia totale, perché viene depilato da tutte le parti del corpo, da tutte le parti del corpo. Quando dico tutte le parti del corpo, anche di dietro. Ti mettevi su uno sgabello, ti pelavano anche di dietro. Poi a testa pelata, in più a testa pelata, noi ci hanno fatto una strassa. Una riga. Una riga che, con una macchinetta fine che arrivava qui. Cioè, poi con strumenti che non tagliavano più, sanguinavo, più aveva torace, pelo sul stomaco, veniva scarpato via proprio. E tutte quelle cose lì ti hanno disinfettato dopo il bagno, non so, poi insomma, dopo ci hanno disinfettato, diciamo disinfettato. Poi ci hanno portato sotto le docce. La doccia era più o meno con la grandezza di questo locale qua. Qui adesso non so quanti siamo. Noi ci siamo stati in 500, perché uno dosso l'altro in 500 ci siamo stati. Hanno aperto acqua fredda, acqua calda, tutte le maniere per demolirci, e poi man mano che finivi, chi era lì vicino, i primi, uscivano con quelle scalette lì. Adesso sei tutto nudo, non sei più la persona che sei entrata un po' di tempo prima. Non hai più un pelo, non hai più i capelli, non hai più niente, hai la strassa in testa. Devi passare il cestierato, tutta la SS della plaza per, e un mezzo c'è uno con qualche cosa di bianco, una vestaglia bianca lì, che era il dottore, e si doveva fermarti davanti a lui doveva aprirti le braccia, lui ti guardava e ti diceva di girarti di dietro. Ti guardava anche di dietro, poi ti mandava avanti. Avanti c'era un altro SS con mano un barato di vernice, un pennello, e ti faceva un segno sulla fronte. Il segno quello sulla fronte era, diciamo che abile, ecco, io non so, non mi ricordo più il segno. Segno, diciamo che i ragazzi avevano più o meno tutti quei giovani robusti, ecco, avevano segno lo stesso. Gli uomini anziani cambiava tutto, anche i generali, perché la maggior parte, non perché erano anche i generali, perché anche in generale minimo era 50 anni, 60 anni, non so. Allora cambiava tutti i segni, cambiavano tutto. Poi ci siamo portati davanti al nostro blocco. Davanti al nostro blocco, lì c'è schierato tutto il capoblocco, che era un criminale tedesco, e con tutti i prominenti. I prominenti che ci avevano 10 o 12 o 20. Aspetta un attimo, oggi. Allora, le procedure d'ingresso. La spogliazione che ha due significati. Primo, lasciare tutto. Secondo, mettersi nudi. Fa mica ridere, fuori all'aperto, il transport del Giba, sono più di 500 persone, nudi, fuori, di fronte agli altri. Fa mica ridere, eh? Dopo la spogliazione, la rasatura dei capelli. Dopo la rasatura dei capelli, la depilazione in tutte le parti del corpo. Poi la disinfezione con un... Come? Non ho capito, scusa, alza la voce perché là non sento. C'è chi aveva gli occhiali, certo che sì. E che problema è? È mica un problema mio, eh?
Bene, no, ma la disinfezione con un prodotto che veniva usato anche in Italia, soprattutto dai nostri contadini, era la creolina, che serviva per disinfettare le stalle. Poi la doccia, attenzione, non è la doccia di casa nostra, con i vari saponi, con tutte... Dimmi. Ah, c'era un attimo di pausa. Allora, la doccia, ti ripeto, non è la doccia di casa nostra, è un locale, può essere grande come questo, molto più basso, naturalmente, con dei tubi, e da lì scende l'acqua. E chi governa l'acqua la apre prima freddissima e poi caldissima, poi ancora fredda, poi calda. Siccome si è in tanti, non si può schivare il getto dell'acqua. Nel caso riuscissi a schivare il getto dell'acqua, attorno al locale doccia c'erano altri deportati che avevano una funzione ben precisa ed erano i capò, che avevano in mano o un pezzo di legno abbastanza lungo o un pezzo di cavo elettrico abbastanza grosso, che usavano come sfollagente, come manganello, e picchiavano, no? Picchiavano. Finita la doccia, fuori. Nel frattempo mamma non è che ha messo in caldo l'accappatoio o quant'altro, non c'è mica nulla, Fuori si passa davanti a questi personaggi qui per fare una selezione. Tu sei abile al lavoro, vai da una parte, gli hanno fatto un segno di un certo tipo. Tu non sei abile al lavoro, gli hanno fatto un segno di un altro tipo e avrai un altro percorso. Finito quello, il blocco di quarantena, dove non si sta 40 giorni, si sta però un tempo sufficiente, bastano 10 giorni, anche meno, per capire qual era il regolamento del campo. Le prime cose che dovevano imparare i deportati arrivati in un lager nazista erano gli ordini in tutte le lingue possibili. Non capire un ordine erano 25 nervati. Era considerato atto di sabotaggio. Sapete il significato di sabotaggio? Sì. Io ho detto sì. Più o meno, no, si può dire più o meno. Quindi se non si sa un termine lo andiamo a scrivere nel glossario e poi assieme ai vostri docenti andrete a cercare il significato. Blocco di quarantena, trovano altri deportati che nella gerarchia del lager svolgono delle funzioni diverse, tipo il capo, tipo il capo baracca, il capo blocco, il capo studio. Quando le fucenti, quando tutto. E lì davanti al blocco cosa succede? Lì fa il discorso? Lì fa il discorso di cromatiche, che noi è vietato tutto, tutto è vietato, non c'è niente, non può avere niente, è tutto vietato. E dobbiamo dire sì, scattare, lavorare e basta. Poi è chiaro di andare al bagno, se c'è una vetrina. Scheletri di gente morta giorno prima, giorno dopo, con un numero di motivi, con l'inciso sullo stomaco, perché lì venivano gli addetti a guardare, aprivano le bocche, guardavano se avevano protesi dentali d'oro che venivano tolte, poi con dei barelle li portavano giù al crematorio. Crematorio proprio giù e lì sotto, e quello lì il crematorio, perfetto, è su piani diversi, quando il cammino era pari a quel piano, quei quattro volte lì era piano al cammino, il
pensa, la carne bruciata tutto il giorno stagnava in quella zona lì. E nella riportavano tutto prima. Dopo quando io ho lasciato, Flossenburg per altri vini, Flossenburg ha fatto un scivolo, perché lì c'è una cinta per andare sul crematorio, ha fatto un carrellino con dei binari, allora sul lavoro, perché i morti venivano tutti al gabinetto, sempre alla latrina. Col gabinetto, la latrina gli accortavano. Dove facevi il tuo bisogno, lì davanti ti vedi morto. Li caricavano su lì e poi da lì li portavano giù. Ma li portavano giù, lì andava sul tetto del crematorio, col balconcino lì. Sul tetto del crematorio lo rovesciavano, perché finiva lì il balconcino. Lo rovesciavano davanti all'entrata e addetti al crematorio e avevano il lavoro da città. Quando ti hanno dato i vestiti? Subito mi hanno vestito con la giornata lì, dopo l'incisione lì, le immatricolazioni lì, mi hanno buttato lì qualche cosa, lì, vestiti riciclati da tutti i crematori di tutta Europa. La divisa me l'hanno dato quando lascio Corso. Dopo la vestizione, quando ti hanno immatricolato? Il giorno dopo sono stato. Vi ricordate che anche a Bolzano gli avevano dato un numero che era appunto attenti mo, l'avete visto perché Silvia ha fatto vedere il documento dove c'era sul suo nonno il documento di Flossenburg, del registro di Flossenburg, che faceva parte dello stesso tratto del GIVA, il tuo numero di Flossenburg? In tedesco. Certo. 21.621. È chiaro? È chiaro? Perché ti ha detto subito. Come c'è? Allora, GIVA. Non capire traducilo. 21.626. Allora, non capire il numero di matricola alla conta, alla chiama, cosa significava non capire il numero? Era sabotaggio. E quindi? Da 25 a 25 nervanti. Sul fondo schiena. Quindi le due cose che i deportati dovevano imparare era il numero di matricola in tutte le lingue possibili, perché chi faceva la chiama, il capo, poteva essere un russo, uno jugoslavo, un francese, poteva essere un germanico, poteva essere non italiano. E quindi quando faceva la chiama, chiamava nella propria lingua. Non capire il numero era atto di sabotaggio, così come non capire un ordine. Veloce, silenzio, destra, sinistra, era atto di sabotaggio. E quindi doveva essere punito con 25 colpi sul fondo schiena. Ci siamo? È chiaro? Sì o sì? Mi vedo un po' perplesso. Questo è il campo. Attenzione, assieme al numero di matricola, a partire grosso modo dagli anni 37-38, i germanici si sono trovati nei lager una massa enorme di persone, milioni di persone, senza riuscire a capire qual era il motivo della loro deportazione, e non riuscivano a capirlo. Allora cosa hanno fatto? Hanno diviso i deportati in alcune categorie in base al motivo della deportazione
e ad ogni categoria è stato assegnato un triangolo di colore diverso. Giba, il tuo triangolo di rosso, che rosso. Perché rosso? Politico. Perché era stato classificato dai germanici come deportato per motivi politici. Ci siamo? Le categorie erano pochissime, eh? Allora, già è stato detto, il doppio triangolo a formare la stella di Davide di colore giallo stava a significare gli ebrei. Un triangolo di colore nero o marrone stava a significare, non ho capito niente, gli zingari o i siti, Roma, o gli asociali, gli asociali. Un triangolo di colore viola stava a significare deportati perché appartenenti alla congregazione degli studiosi biblici, quelli che noi chiamiamo testimoni di Geova, che sono stati tra i primi a entrare nei lager nazisti, eh? Assieme agli oppositori politici, subito a ruota sono entrati gli studiosi biblici per delle ragioni molto semplici. Si rifiutavano di fare il saluto a Hitler riconoscendo in Hitler il supremo, non indossavano una divisa, quindi non andavano a fare servizio militare, soprattutto non usavano le armi, non andavano a fare la guerra. Per questi ed altri motivi sono stati arrestati e messi nei campi. Bisognava stare attenti ad incrociare un triangolo di colore verde. Perché, Ciba? Era il criminale. Tutti i caponi, tutti i capi dei capi, i super capi erano triangolo verde. Triangoli verdi erano criminali comuni, gente che ne aveva combinate di cotte e di crude, li hanno presi dal carcere, dai luoghi di carcerazione, li hanno portati nei lager per svolgere una funzione ben precisa, che è quella del capo. E il capo che cos'ha? Ha nelle proprie mani il diritto di vita e di morte dei deportati. Questo è il capo. E la maggior parte dei capo contrassegnate con triangoli verdi erano criminali comuni. Prima qualcuno, Ello, ha detto fra le categorie di deportare anche i cosiddetti diversi, giusto? O, attenzione, se per diversi intendete gli handicap, sia fisici che psichici, questi seguono un altro percorso. Non finiscono nei lager che conosciamo noi, tipo Dachau, tipo Mauthausen, tipo Flossenbürg, tipo Buchenwald e quant'altro. Perché a partire dal 1939 viene emanato dai germanici, viene attuato dai germanici questo progetto che si chiama progetto eutanasia. Avete già sentito un sacco di volte questo termine eutanasia, che tradotto voleva dire dare la morte dolce a vite indegne di essere vissute. È chiaro? Per queste persone qui i germanici hanno messo a punto 6 centri di eutanasia, 5 in Germania, uno solo fuori, vicino a Linz, nel castello d'Abtai, e queste persone venivano mandate in questi centri per essere eliminati. È chiaro? Questo ha funzionato dal 39 fino al 41. Poi è stato sospeso questo progetto a parole perché in realtà ha continuato fino alla liberazione dei lager. Giba, tu non rimani a Flossenbürg per tanto tempo? Non rimango perché a Flossenbürg non so se poteva essere sopravvissuto.
rimango, hanno bisogno dei meccanici specialisti e loro hanno fatto una specie di capolavoro della selezione. Di selezione. Hanno fatto una specie di selezione, hanno fatto vedere due strumenti, un calibro, voi lo conoscete, un calibro e una vitellicometra. Chi indovinava più due strumenti lì, che mi reggeva, era considerato un meccanico. E gente, avvocati, gente illustre, generali, gente che non conosceva cosa fare lì, tutto non è stato riconosciuto. Allora io dopo un po' di, ho fatto la quarantina di 40 giorni lì a Flossenbo e poi erano anche 40 giorni verso la fine di ottobre, il 18, il 20, non so, dove sono rientrato il 5 di settembre. Mi hanno inviato, mi hanno mandato a Kotel sotto il sottocampo di Dachau, un oro forzato. Siamo sempre in Baviera, non più vicino alla Repubblica Ceca, nel piccolo paesino di Flossenbürg, ma ritorniamo giù verso Monaco di Baviera, e lì c'era il primo lager nazista, in che anno è stato istituito? Nel 1933, che è quello di Dachau. Ecco, un campo dipendente, un arbeitskommando, un campo di lavoro dipendente dall'area principale di Dachau è quello di Kotel. Ma lì ti cambia la tua identità. Sì, lì non sono più 21.626. Ma diventi di? 116.361. E suona come? Untersetzentausend dreihundertundsechzehn. Anche non incidere uno sul braccio, è inciso nell'animo al numero di matrice. Ecco, attenzione, attenzione, a proposito dell'immatricolazione del numero, solo nel complesso concentrazionario di Auschwitz, che vuol dire Auschwitz 1, nella cittadina di Oswiecim, a 3 km in zona Birkenau, Auschwitz II Birkenau, a 7 km a Monowitz, Auschwitz III come campi principali del complesso di Auschwitz. Solo nel complesso di Auschwitz il numero veniva tatuato anche sull'avambraccio sinistro, esternamente o internamente, solo nel complesso di Auschwitz. In tutti gli altri lager il numero non veniva tatuato. Al massimo veniva stampigliato su un foglio di lamierino sottile con due buchini e il deportato doveva organizzarsi, doveva organizzare, trovare un pezzo di corda, di fil di ferro, qualsiasi cosa per poterselo legare al polso sinistro. È chiaro? Arriva Kotel, gli viene cambiato numero, però anche il trasferimento da Flossenbürg a Kotel gli cambiano, non ha più i laceri vestiti che gli avevano dato all'arrivo, ma gli danno la zebrata. La zebrata. Cioè? La zebrata proprio. Tutto quello che... Era un tessuto che non vi proteggeva dal freddo assolutamente. Un tessuto molto povero di questo colore qua, che nel gergo, nel lager, nella lingua del lager si chiama zebrata. Zebrata che è un paio di braghe, una giacchettina, muzzenata e il cappellino, la zebrata. E lì cosa facevi? A Kotel? Lì lavoravo per la Messerschmitt. Pupi, siete stanchissimi, abbiamo 5 minuti 5. Ce la fate 5 minuti? Sì o sì? Sì. Allora,
la Messerschmitt era una delle industrie germaniche che in questo caso produceva aerei, aerei naturalmente per la guerra, e molte industrie germaniche hanno utilizzato come lavoratori nelle proprie fabbriche i deportati e le deportate. Ci siamo? Quindi vai alla Messerschmitt a lavorare. Faccio Schlossen. Schlossen. Tracciatore. E ascolta, e facevate dei turni? 12 ore di giorno e 12 ore di notte. Sempre 12 ore, sempre 2 turni. No? 15 giorni di giorno e 15 giorni di notte. Chi ha il più chiaro? Giva, che cos'è questo? Ecco, lì il cucchiaio, lo lì me ce l'ho fatto io, perché fino lì, da Flossenburg e diversi mesi a Bolzano, a Kotter, io non ho mai avuto il cucchiaio. E come facevi a mangiare? Mettevo dentro il muso da mangiare. Sempre così. Ma non lampavi con le cagnoline? Sì, niente, con la lingua, se c'era qualcosa di grosso, con le dita, basta. Ascolta, per fare quel cucchiaio lì tu hai trovato? Ho trovato un pezzettino di alluminio sotto il banco dove lavoravo, con sfili inciso già a Milano. E allora era un pezzettino. E allora qui ho pensato di fare una striscia, ho pensato di fare il DDT. Ho pensato di fare un... Quello a fare lì, di fare un cucchiaio. Di nascosto? Di nascosto, sempre. Mi infiltravano. Allora, quando ho fatto il turno di notte, facevo il turno di notte, verso le 2 di notte, le 3, che il mais, c'era il mais, perché la SS veniva solamente a prenderci per portare nel lager. E i Meister erano dentro insieme a noi, e facevano a qualcuno che si appisolava, che era buono magari, erano i maestri lì che si appisolava, allora io cominciavo a fare il mio cucchiaio perché non facevo più la produzione. E quindi atto di sabotaggio? Atto di sabotaggio, prima di tutto mi ero appropriato di un pezzo d'alluminio del terzo Reich. Secondamente io ero lì per fare la produzione per il terzo Reich e mi lavoravo per mio conto, figurati. Quanti eroi potevano. Ecco, lì a Kotter voi potete immaginare, no? Nel quotidiano quante situazioni, ma anche a Flossenburg, quante situazioni ha vissuto il Giva, che poi, come vi leggeva l'assessore prima, uno stralcio di uno dei suoi libri pubblicati, che lo trovate sia nella biblioteca vostra che in internet, no? Lo potete scaricare gratuitamente. La lunghe fange, no? Perché deportato, no? E perché c'era questo giovinotto della tua età germanico, no? Che cosa faceva lui? Beh, radiatore. Io i deportati lavoravano fino qui, e poi ci sono quei ragazzi lì, ma sta dicendo i radiatori, la rubate. E io intanto mi incrociavo con gli occhi con un ragazzo di quelli lì. Più o meno aveva la mia età e io lo vedevo, lo invidiavo, bello, pettinato, mangiavo, con sua divisa, senza pidocchi. Allora lui cominciava a guardarsi così con gli occhi, senza mai parlare, beveva la birra, poi ne avanzava una metà circa, portava un bandolino, come ho fatto con il ricordo, poi mi faceva segno. Non parlare, faceva segno che la birra era lì, e io quando si allontanava, che non avevo nessun sguardo qui, un po' la mia bottiglia, come bevo la birra. Piuttosto che niente, dice, mi andrei a mangiare, bevi la sua ipocrita. Però, beh, devo mangiare la birra, bene. E una volta l'ho visto che era dolce, e quando facevo il turno di notte, cominciava fino agli ultimi giorni, speravo che il mio avviatore non era mandato in guerra, che sia ancora lì,
E infatti quando andavo su, che lo vedevo, ero tutto felice di qui. E quindi questi film, con la bottiglietta del mesavero, la bevi. E una volta ero lì proprio vicino, c'era poca gente, insomma, era un momento visto. E lui stava spalmando, ha aperto una borsa, ha tirato fuori un filone di pane, l'ha tagliato, poi un po' di margarina, marmellata, cominciava a mangiare e facevi.
pastigiano, di quel giornalino mi ha dato. Non ti ha dato più niente. Nel calendario hai aggiornato? Dopo Flossing è andato a corte con la carta. Siamo a novembre, Giuseppe, siamo a novembre del 44. A novembre del 44. Torni al campo. Comunque ci auguro che ti viva ancora, che sia un nonno felice, guarda. La fine di novembre del 44, il Giva con gli altri deportati lasciano la fabbrica, la Messerschmitt, e tornano al campo a piedi. Sono al campo a piedi e io siamo a novembre qui. Novembre del 44. E io ero conciato da buttar via. Conciato da buttar via e un mio compagno di deportazione che si chiamava Carlo, adesso il cognome non lo ricordo più, e mi fa coraggio, coraggio, grazie, tutti i mesi di novembre, così passati i mesi di novembre, quanti ne abbiamo oggi? 28, oggi compie 20 anni. 20 anni. Se non mi diceva coraggio, coraggio, che io andavo nella mia branda con qualcun altro che dormiva con me, con i miei pidocchi, non sapevo che era il mio compleanno. Giva partecipa e il lager di Kotter viene evacuato. La libertà è una cosa che bisogna mantenere, è come un fiore se no appascisce. La libertà bisogna mantenerla giorno per giorno, perché vedi anche tutto quello che raccontiamo adesso, perché io per 20 anni non ho mai raccontato. Perché allora dicevano che molti c'erano stati dappertutto, senza la Germania, morti in Africa, morti in Russia, sono morti nei Balcani, sono morti, e difatti avevano ragione, sono morti a Milano sotto i bombardamenti. E poi non ci credevano, quelli che quando io raccontavo che dicevo i morti dal gabinetto qui là. Mi dicevano in partenza, però non era mica vero che facevano questo. Allora per 20 anni non ho mai parlato, per 20 anni. Cioè dal 45, quando è rientrato a casa, per me stesso per 20 anni non ho mai parlato. Non ha mai raccontato, ma neanche in casa, della sua esperienza concentrazionale. Il lager, abbiamo visto, è il luogo dove si è consumata la deportazione, le deportazioni naziste. È un luogo dove le persone venivano controllate, venivano punite, dovevano produrre, ma una delle finalità del lager era l'eliminazione. Pensate, nell'arco dei 12 anni che è durato il sistema concentrazionario nazista, che come abbiamo visto nella nostra linea del tempo e dello spazio ha interessato molte nazioni europee, da queste nazioni europee sono state deportate circa 12 milioni di persone. Di queste 12 milioni di persone circa, 11 milioni sono rimaste nei lager. L'Italia, gli italiani sono interessati al sistema delle deportazioni dal settembre del 43 a maggio del 45, con la liberazione dell'ultimo lager, che è quello di Mauthausen, il 5 maggio del 45. Gli italiani che hanno subito, i civili italiani che hanno subito le deportazioni naziste, sono state circa 40.000-45.000. Al 5 maggio i sopravvissuti italiani dei lager nazisti erano poco più di 4.000-4.500. Cosa vuol dire? Prendete una classe di 20 studenti, viene deportata, 18 rimangono sue, ne tornano a casa solo due. Quindi il lager è questo luogo qui. Ogni anno torni su a Flossenburg.
ritorno su Flossimo, perché si sono, come hai detto te, i miei compagni di prigionia sono rimasti su tutti a Flossimo. Avevano 19, 20 anni, 21 anni, erano più forti di me, avevano il diritto anche loro di ritornare, non sono tornati. E tu torni a Flossimo? E io torno a Flossimo. Non sono tornato per 20 anni, non ho mai parlato per 20 anni, adesso che sono vecchio, ritorno a Flossimo. Poi Giulia, sentite un po'. Change, I can change, I can change, I can change.